Benvenuti. A partire da oggi, ACDC vi propone una grande serie in 6 puntate sulla guerra dei 30 anni. Il titolo è Ferro e Sangue e rende bene l'idea di cos'è stata quella guerra che ha insanguinato, appunto, e devastato l'Europa nella prima metà del 600. La guerra dei 30 anni è stata l'ultima delle guerre di religione, l'ultimo contraccolpo dell'incendio che ha attraversato l'Europa a partire dalla riforma protestante. È l'ultima guerra in cui il mondo cattolico, capeggiato dagli Asburgo, imperatori in Germania e re di Spagna, cerca di soffocare il protestantesimo. È la guerra con cui appunto gli Asburgo cercano di eliminare i protestanti dalla Germania e in cui una dopo l'altra tutte le potenze europee vengono coinvolte da una parte e dall'altra. È una guerra di religione e quindi è una guerra atroce, in cui i nemici si odiano e si fanno tutto il male possibile. Ma non è solo una guerra di religione, perché nel corso di quei 30 anni interminabili ogni grande potenza bada anche ai propri interessi. E può capitare che un paese scopra, che un re scopra che i suoi interessi politici, strategici non coincidono con quelli religiosi. È il caso del re di Francia, un re cattolico, il re cristianissimo, che nel suo paese perseguita i protestanti e proprio negli anni della guerra dei 30 anni li elimina quasi completamente. Però in politica estera il re di Francia scopre che a lui non conviene stare con i cattolici. Lui è circondato da una parte la Spagna, dall'altra l'impero, tutte e due governati dagli Asburgo. La Francia è soffocata, è interessata a indebolire gli Asburgo. Ed ecco che il cattolicissimo re di Francia, nella guerra dei 30 anni, si schiera dalla parte dei protestanti. Li finanzia, li appoggia in tutti i modi. Alla fine di quei 30 anni, tutti gli europei si saranno convinti che fare delle guerre per motivi religiosi è un'assurdità. È una lunga guerra, complessa, per questo appunto ci vogliono ben 6 puntate per provare a raccontarla tutta. La puntata di oggi racconta la scintilla che ha acceso l'incendio. È un episodio apparentemente locale. Siamo a Praga, oggi la capitale della Repubblica Ceca, allora la capitale della Boemia, governata dagli Asburgo cattolici. La Boemia all'epoca è un paese in gran parte protestante. E come sempre succede in questi casi, c'è un sovrano incauto che decide di provare a stringere un po' la vite. Ferdinando d'Austria, re di Boemia, comincia a mettere delle difficoltà con dei pretesti legali alla costruzione di chiese protestanti. La nobiltà boema, che in gran parte appunto è protestante, si oppone e a un bel momento decide di ribellarsi. I governatori imperiali vengono buttati dalle finestre del castello di Praga, episodio su cui torneremo fra poco. E la nobiltà boema si cerca un re fra i principi protestanti. Viene eletto re di Boemia l'elettore del Palatinato, Federico, che viene incoronato nel novembre del 19. È passato alla storia come il re d'inverno, il che vi fa subito capire che il suo regno non è durato molto a lungo. A noi italiani viene in mente Umberto II, che fu soprannominato il re di maggio. Ecco, di lui racconteremo in questa prima puntata, ma come sempre io voglio provare a rispondere almeno a una delle vostre domande che ci sono arrivate. E appunto la domanda che mi sembra più interessante è proprio quella che tocca l'episodio che accennavo prima. Che cos'è la defenestrazione di Praga? Cos'è veramente accaduto? Allora, va detto questo, che la defenestrazione, cioè buttare la gente, i nemici politici dalle finestre, è una bella tradizione del popolo ceco. E a Praga queste cose sono accadute parecchie volte nella storia. La Boemia medievale era un paese attraversato da moti di rivolta popolare e religiosa, il movimento degli Ussiti, e quindi c'erano stati già nel Medioevo violenti scontri religiosi e politici, e per la prima volta nel 1419 gli Ussiti, quindi i rivoluzionari, semplifichiamo così, avevano invaso il municipio di Praga e buttato dalle finestre il sindaco e i consiglieri comunali, 7 morti. Qualche anno dopo, in occasione di un'altra insurrezione a Praga, stessa cosa, il municipio viene invaso, il sindaco e i consiglieri comunali ammazzati, dopodiché si devono essere ricordati dell'altra volta e, già morti, li buttano dalle finestre del municipio.
Allora non ci stupiamo che nel 1618, quando la nobiltà protestante di Praga decide di ribellarsi contro l'imperatore, quello che fanno appunto è buttare dalla finestra i suoi rappresentanti. Ferdinando d'Asburgo, non ancora imperatore in quel momento, ma lo diventerà fra poco, arciduca d'Austria, aveva due governatori a Praga, non erano due austriaci, erano due boemi, il conte Martinitz e il conte Slavata, perché l'aristocrazia boema aveva anche dei membri cattolici. Capite questo mondo spaccato in cui nemici e amici si intrecciano dappertutto, no? E allora i ribelli catturano i due e il loro segretario, buttano dalla finestra il conte Martinitz. Siamo nel castello di Praga, il centro del potere in quei luoghi da sempre e ancora adesso. Ci sono quasi 20 metri fino al cortile. Martinitz precipita, non si fa quasi niente, si rialza. Fa in tempo a vedere che hanno preso il suo collega, Slavata, lo stanno buttando giù. Slavata si aggrappa al davanzale e, come nei film, lo pestano sulle dita finché non precipita. Slavata batte la testa, sviene, ma non muore neanche lui. A questo punto i ribelli catturano anche il segretario, Fabricius, che pensava di cavarsela, buttano dalla finestra anche lui. Anche Fabricius fa un volo di 20 metri, non si fa niente. I due superstiti raccolgono il terzo svenuto, se la svignano, dalle finestre gli tirano dietro delle archibugiate senza prenderli. Dopodiché tutto il mondo viene a sapere di quello che è successo. Ed è in realtà un grande colpo propagandistico per i cattolici. Perché i tre buttati giù da buoni cattolici mentre precipitavano hanno invocato la Vergine Maria, era quello che si faceva da sempre, fin dal Medioevo, la Vergine salva in particolare con i suoi miracoli quelli che stanno cadendo. E poi si sono salvati davvero, quindi sono convinti, la Vergine li ha salvati. Per reagire a questo i protestanti metteranno in giro la notizia che in realtà sotto la finestra c'era un grande mucchio di letame, e quindi i tre sono caduti nel letame, per quello non si sono fatti niente, è un tentativo, come dire, di abbassare un po' la vicenda. Ma in realtà il mondo crederà al miracolo della Vergine e alla fine la defenestrazione di Praga sarà un successo per i cattolici. Il segretario Fabricius verrà nobilitato dall'imperatore col diritto di aggiungere al suo nome il predicato von Hohenfall, che vuol dire della caduta dall'alto. E dunque, andiamo a vedere questa prima puntata che ci racconta la storia del re d'inverno, della defenestrazione di Praga e dell'inizio della guerra dei trent'anni. Buona visione. . 1618. Nel cielo appare una cometa così luminosa che può essere vista anche di giorno. La sua coda fiammeggiante è come una frusta che Dio usa per punire il popolo. Questo è l'anno d'inizio della guerra dei trent'anni. È la guerra più sanguinosa che il mondo abbia mai visto. E la prima guerra moderna della storia. Morirà un terzo della popolazione della Germania. Inizia con uno scontro fra cattolici e protestanti sulla questione della vera fede. Alla fine, le nazioni combatteranno per il potere. La guerra dei trent'anni manda in pezzi il vecchio mondo e dà vita a una nuova Europa. Oggi possiamo rivivere questa storia attraverso i racconti di soldati e di generali, di vescovi e di contadini, di governanti e di prostitute. Questa guerra ci ha lasciato le lettere di un frate misterioso, di un uomo vissuto all'ombra del potere, e il primo diario conosciuto di un soldato mercenario, miracolosamente sopravvissuto. Ha trasformato una principessa in regina, e solo dopo un inverno l'ha fatta precipitare nell'abisso. Ha fatto diventare una povera orfana la donna più ricca d'Europa, e una rispettabile locandiera una presunta strega. Questa guerra ha trasformato il pittore più famoso del suo tempo in una spia. Desideravo un'età dell'oro, in cui la pace avrebbe regnato dappertutto. E invece siamo condannati a vivere in un'epoca di ferro e sangue. Thank you.
All'inizio del XVII secolo l'Europa è una polveriera. Danimarca, Svezia e Polonia sono in guerra per conquistare la supremazia del nord. La Francia si sente minacciata dalla Spagna e dall'alleato di questa, il Sacro Romano Impero. Retto dagli imperatori austriaci della Casa degli Asburgo, il Sacro Romano Impero costituisce il centro d'Europa. L'impero comprende Germania, Svizzera e Paesi Bassi e si estende fino a regioni dell'Italia e della Francia. Il regno di Boemia, insieme a Praga, la sua capitale, è considerato il gioiello dell'impero. È qui che nel 1618 avrà inizio una sommossa contro l'imperatore che sconvolgerà l'intera Europa. Nel 1618 Praga è una città protestante governata dai cattolici. La libertà di confessione è solo una vana promessa. Le porte di numerose chiese protestanti sono chiuse, preti cattolici invocano la conversione. La pazienza della popolazione è esaurita. Il 23 maggio, sudditi furiosi gettano dalle finestre del castello di Praga i governatori dell'imperatore cattolico. È il preludio a un'insurrezione armata che scoppierà in tutta la Boemia. L'anno seguente, il 1619, è l'anno di una provocazione mai vista prima. Sostenuta da cavalieri, nobili, sacerdoti e cittadini, la Boemia depone il proprio governante. Il paese vuole un nuovo re e una nuova regina. Questo dì del mese di novembre avrebbe dovuto essere il più glorioso della mia vita. Il giorno dell'incoronazione a regina di Boemia. Lasciatemi passare! Fatemi passare! Eccomi, sire. Altezza, non avrete difficoltà a partorire. Ma lo so, non mi preoccupa, non è il nostro primo figlio. Shh, calmatevi. Quando ero piccola, sognavo di essere regina. Ma talvolta, quando i sogni diventano realtà, si trasformano in incubi. Elisabetta Stuart è la figlia del re d'Inghilterra e di Scozia. Ha 23 anni, è graziosa e intelligente. Scrive lettere in un francese perfetto. Le più potenti e insigni case reali d'Europa l'hanno già chiesta in sposa. Ma Elisabetta si unisce in matrimonio a un giovane principe tedesco, Federico del Palatinato. Nel 1619, a sorpresa, la Boemia offre alla coppia protestante il trono del paese. La lettera di Elisabetta, che porta la data del 14 settembre 1619, viene vergata nello stesso momento della missiva del marito, Federico V. Il contenuto delle due epistole è praticamente il medesimo. Elisabetta, che scrive come moglie di Federico, ringrazia la popolazione boema per aver concesso al marito di prendere possesso del trono del paese. Questo regno ci getterà nella disperazione. La guerra non avrà mai fine. Non vi angustiate per la guerra. Se vi sarà una scaramuccia o un assalto, li noteremo appena. Non avete udito? Ecco la guerra! Sono le salve sparate in vostro onore. I sudditi vi devono vedere. Non temete. È solamente una piccola incisione. Quando Federico ed Elisabetta accettano il trono di Boemia, il Sacro Romano Impero è scosso da un terremoto politico. Il titolo di imperatore viene creato espressamente per il nuovo monarca e non ereditato come negli anni passati.
Esso viene attribuito secondo la prassi tradizionale, e cioè attraverso il voto dei principi tedeschi e del re di Boemia. La Boemia gioca un ruolo fondamentale nelle elezioni imperiali. Nel 1619 l'imperatore è Ferdinando II. Egli fa parte della casa reale degli Asburgo. L'imperatore tedesco viene scelto da 7 principi che regnano nelle terre dell'impero germanico. Fin dalla Riforma e a causa dei conflitti religiosi in atto nel paese, l'impero germanico è diviso in 2 fazioni, i protestanti e i cattolici. Le città cattoliche più importanti sono Magonza e Treviri. Non è semplice da individuare, ma dovrebbe essere più o meno qui. Ecco Colonia. Ci sono poi le regioni protestanti. Ecco il Palatinato, la Sassonia e il Brandeburgo. Queste regioni contano lo stesso numero di voti nelle elezioni imperiali. Qui entra in gioco il ruolo della Boemia, perché il voto della Boemia è decisivo. Esiste la tradizione, la regola secondo cui l'imperatore tedesco è anche il re di Boemia, quindi può votare per se stesso e per la propria elezione. Ma nel paese 9 cittadini su 10 sono di confessione protestante, una situazione che crea dissidi e contrasti enormi. Federico, re di fede protestante in Boemia, è una minaccia al potere dell'imperatore cattolico in tutto il suo regno. La guerra è inevitabile. La Boemia spera che Federico si assicuri l'appoggio dei protestanti tedeschi per il suo paese assediato e spera di trovare sostegno all'esterno dell'impero. Un fattore importante, e forse più che decisivo, è il matrimonio di Federico con Elisabetta, figlia di Giacomo Stuart, re d'Inghilterra. Ma il padre di Elisabetta non vuole irritare la potente casa degli Asburgo. Vuole la pace in Europa. Il re d'Inghilterra ha dichiarato di non poter venire in nostro soccorso, né con gli eserciti né con il denaro. Ha ingiunto al mio amato sposo di non accettare la corona. Non è più nobile soffrire nelle rinunce come regina, piuttosto che morire di tedio da principessa. Fin dai tempi antichi, i re di Boemia vengono consacrati nella cattedrale di San Vito, nella città di Praga. La cerimonia dura un giorno intero. Talvolta mi sento mancare. Ma in quei momenti penso alle mie origini e al compito che mi attende. Ci troviamo nella Cappella Santa di San Venceslao, il luogo più sacro di tutta la cattedrale di San Vito, a Praga. Poco prima della cerimonia di incoronazione di Federico e di Elisabetta, si perquisì ovunque con grande cura sia il castello che la cattedrale. Si temeva, infatti, che qualcuno avesse piazzato in questi due luoghi numerose cariche di polvere da sparo e che gli invitati potessero essere ridotti in brandelli. Non accadde, come sappiamo, e l'incoronazione dei nuovi re si svolse senza alcun incidente. Alla presenza del clero, della nobiltà, dei cavalieri e dei sudditi del nostro futuro regno, al mio amato sposo e a me stessa è stata offerta e concessa la dignità regale. Abbiamo giurato di essere padre e madre coscienziosi della Chiesa e del Regno di Boemia. Abbiamo giurato di impugnare lo scettro per concedere la giustizia, proteggere i deboli e imporre ai potenti di fare ciò che è dovuto. Il giuramento comprende anche la promessa di proteggere la Boemia dalla vendetta dell'imperatore.
Un diario conservato presso la raccolta di manoscritti della Biblioteca di Stato di Berlino descrive il modo in cui la gente comune vive la guerra dei trent'anni. È il diario del figlio di un mugnaio che decide di arruolarsi come soldato mercenario nell'esercito. È un documento che disorienta. Non contiene né la prima né l'ultima pagina. In nessun luogo l'autore menziona il proprio nome, ma alcune indagini recenti hanno sciolto questo mistero. L'autore proviene dalla città di Zerbst, vicino a Magdeburgo. Il suo nome è Peter Hagendorf. In questa biblioteca sono conservati molti libri, compresi numerosi documenti privati che risalgono all'epoca della guerra dei trent'anni. La gran parte è opera di governanti, generali ed ecclesiastici. Qui conserviamo anche un diario di un mercenario di quel conflitto. Nell'aria c'è qualcosa di smisurato e malvagio. Soldati vagano nella zona. Sono a caccia di denaro e di uomini. Più veloci! Tagliategli la strada! La vita è così crudele. La gente parla di una guerra imminente. Solo due qualità contano. Sopravvive il più adatto e il più veloce. Consegnami subito i ducati. Sono di mio padre. Ha lavorato 10 anni per guadagnarli. Tu non puoi rubarceli. Non posso? No. Uccidimi piuttosto. Non ti ucciderò perché mi farai guadagnare una lauta ricompensa. Ti ucciderò io. In questa epoca l'essere umano diventa una risorsa di grande valore. Il servizio militare non è obbligatorio. Per ogni nuovo arruolato i caporali ricevono molto denaro. L'argomentazione più valida per una carriera militare è la sofferenza della gente comune. Persino la vita rischiosa di un mercenario sembra un'opzione più apprezzabile. Avanti. Coraggio. Prova questo. In piedi, su! Prima lo devi caricare.
Non è così facile uccidere. Con ogni probabilità occorrevano anni e anni di addestramento per usare bene il moschetto, per essere in grado di caricarlo e fare fuoco con grande velocità. Questa è la differenza maggiore tra le nuove reclute che si arruolavano nell'esercito e i veterani che avevano già combattuto a lungo. Nel XVII secolo le armi da fuoco diventano fondamentali in battaglia. Allo stesso tempo il numero di soldati richiesti aumenta. I moschettieri devono padroneggiare più di un centinaio di posizioni provate in addestramento. La cavalleria ha spesso corazze pesanti, come accadeva nel passato, ma ora è anche a capo delle forze dotate di armi da fuoco. I picchieri, con le loro lunghe picche, hanno bisogno di poco addestramento, ma devono avere molto coraggio e disciplina. Devono contrastare la cavalleria. I cannoni non vengono più usati esclusivamente per l'assedio delle fortezze. Sono diventati unità mobili e danno appoggio ai moschettieri in battaglia. I soldati venivano arruolati in tutta Europa. L'imperatore Ferdinando II non avrebbe potuto accettare di perdere la Boemia, perché i protestanti avrebbero preso il predominio nell'impero. Ma il monarca aveva degli appoggi. Di certo poteva contare sull'aiuto delle regioni cattoliche dell'impero, come la Baviera, ad esempio. Ma avrebbe potuto guadagnarsi anche il sostegno della Spagna, dato che sul trono spagnolo regnava un Asburgo. Questo paese aveva uno degli eserciti più potenti di tutto il mondo. La nuova coppia reale di Boemia poteva fare affidamento sull'appoggio di molti paesi, per esempio la Svezia, ma anche la Danimarca e i Paesi Bassi, soprattutto la regione settentrionale, conosciuta anche come la Repubblica delle Sette Province Unite. Ovviamente avevano l'appoggio delle regioni protestanti della nazione. E inoltre contavano anche su Giacomo I d'Inghilterra, padre di Elisabetta. Ma tutto questo era vero solo sulla carta, poiché molti dei paesi alleati avevano i propri interessi da tutelare ed erano ben più importanti del sostegno alla coppia reale di Boemia. In ogni caso, la coppia decise che era meglio fare affidamento unicamente sul supporto dei sudditi del paese. La coppia reale deve prima conquistare i cuori dei nuovi sudditi. Molte cose giocano a vantaggio del principe tedesco e della principessa scozzese. I due nuovi regnanti sono apprezzati, sono gradevoli, piacciono al popolo boemo. Federico del Palatinato è un giovane uomo di bell'aspetto. In tutta Europa Elisabetta è considerata una delle donne più avvenenti della sua epoca. Quando la futura regina arriva a Praga, è già madre. Aspetta un bambino durante il regno d'inverno. Le persone, i sudditi e soprattutto le donne di Boemia hanno un moto di affetto nei confronti di questa giovane regina e madre. Dicembre 1619. Elisabetta e Federico festeggiano la nascita del loro terzo figlio. La coppia, priva di ogni affanno, crede che l'affetto dei boemi sia eterno e non tiene conto delle caratteristiche culturali e religiose del paese. Abbiamo generato principi per governare su tre regni. Dedicatevi ai figli. Io mi occuperò del regno. Non è sublime che la festa sacra della nascita del nostro Salvatore coincida con il battesimo del principe? Come festeggeremo il Natale? Gli idoli nella cattedrale danno l'impressione che l'imperatore regni ancora su Praga. Santificheremo questa festa nella maniera più semplice che vi possa essere. I boemi vogliono un re protestante che li sottragga al governo dei cattolici. Nel paese non c'è un unico credo protestante, ma diverse denominazioni, tutte ostili tra di loro.
La gran parte dei boemi discende dagli Ussiti o dai luterani. Federico professa il credo calvinista, mentre Elisabetta è anglicana. Un quadro raffigura religiosi di diverse fedi come pescatori che si contendono con forza le anime degli uomini. Jan Jesenius, noto medico dell'epoca, è rettore dell'Università di Praga. Sostiene l'insurrezione boema ed è consigliere della coppia reale. Sta succedendo qualcosa di orribile alla cattedrale. Un incendio? Il vostro cappellano ha ordinato di togliere tutte le immagini sacre. Proprio adesso sta distruggendo la pala d'altare di Lucas Cranach. Questa è follia pura. Vostra maestà, dovete intervenire. Molti protestanti boemi ritenevano importanti le raffigurazioni pittoriche presenti nelle chiese per spiegare la Bibbia agli analfabeti. Federico del Palatinato, calvinista dichiarato e rigoroso, vieta tutte le immagini. Ignora la volontà dei suoi sudditi e, utilizzando anche misure drastiche, impone a tutti il proprio credo religioso. Il rilievo di Caspar Bechteler mostra in modo incredibilmente realistico e con un numero impressionante di dettagli che cosa accadde nella cattedrale di San Vito poco prima del Natale del 1619. Assistiamo alla cosiddetta iconoclastia calvinista, il cui obiettivo è quello di purificare la Chiesa dalle tracce del cattolicesimo. Qui vediamo una pala d'altare lignea ridotta in pezzi con una sega. Forse si tratta proprio del famoso capolavoro mariano di Lucas Cranach. Quelle immagini sono ciò che i cittadini della Boemia hanno di più sacro. Esse sono la fierezza di tutta la nostra nazione, quale che sia il nostro credo. Esse sono parimenti la mia fierezza. La cattedrale è l'unica fierezza di Dio. Per il cappellano tale questione non deve portare a compromessi. Maestà, vi ringrazio di essere venuto a confidarci i vostri dubbi. Spero che il popolo comprenda la necessità di tale gesto. Un giorno lo capiranno. Fra le opere distrutte nella cattedrale di San Vito c'è anche la famosa pala d'altare mariana di Lucas Cranach. Dei valorosi praghesi hanno salvato dalla devastazione alcuni frammenti dell'opera. Che cos'hai ora? A Praga sono tutti impazziti, danno alle fiamme persino le opere di Lucas Cranach, che è il più grande di tutti i pittori viventi. Anche qui i calvinisti hanno fatto la stessa cosa. E noi viviamo grazie alle commissioni che ti richiedono per sostituire le opere razziate nelle chiese. Succedeva decenni fa, ora viviamo in un secolo nuovo. Adesso basta. Sei molesto quando bevi troppo. Continua. Per tutta la vita ho cercato di non farmi dominare dalla passione. Il lavoro per me era una gioia. Giammai un fardello, ma una nuova che mi ha portato un amico mi impone di rivedere i miei principi. Quei selvaggi non hanno imparato niente dal passato! Peter Paul Rubens è il pittore più famoso del suo tempo. I ricchi e i potenti si contendono i suoi dipinti. I conflitti religiosi dell'epoca si ripercuotono anche sulla città dove vive il pittore, Anversa, nelle Fiandre, la regione meridionale dei Paesi Bassi. Non solo, quei conflitti avranno un peso anche nella sua storia personale. Sospettati di essere protestanti, i genitori vengono perseguitati. Rubens, invece, è un fervente cattolico. Le chiese di Anversa sono fiere di conservare le sue opere monumentali. Durante l'ascesa del protestantesimo e della riforma, i protestanti si sollevarono contro i quadri a tema cattolico. Un numero elevato di opere d'arte scomparve dalle chiese.
Anni prima, un'epurazione religiosa simile a quella compiuta a Praga viene commessa ad Anversa. Da allora quest'ultima è di nuovo in mani cattoliche. Vennero commissionate nuove opere di ispirazione religiosa per le chiese. Esse promuovevano la fede e la Chiesa cattolica. I santi e la Vergine Maria ebbero in quei quadri un risalto straordinario. Rubens giocò un ruolo fondamentale in questa rivoluzione. Ebbe molti incarichi di grande rilievo. A che serve tutto questo? Se poi i miei dipinti saranno condannati alla distruzione dalla follia umana. Guarda questi tulipani. Domani mattina a quest'ora saranno già appassiti. Ecco ciò che li rende così preziosi e così belli. Potrei dipingerli. Così renderei immortale la loro bellezza. Ma il loro profumo sarà svanito. Ecco, un bacio che rimarrà in eterno. È così prevedibile. Ma tu hai ragione. Sì? Sì. Tutto ciò che l'essere umano crea è caduco. Ma non avrai mai ragione sui baci. Nei suoi dipinti e nelle lettere, Rubens ha celebrato Isabella Brandt, il primo amore della sua vita e la sua prima moglie. Si sposò da giovane con Isabella Brandt ed ebbero tre figli. In una lettera, Rubens la descrive come la migliore delle mogli. Scrive che tutti le vogliono bene, che non si può fare a meno di adorarla. È una sposa premurosa rispetto ad altre donne, forse troppo capricciose. È una brava moglie, sincera, onesta. In queste lettere comprendiamo anche come vengono giudicate le donne nel XVII secolo. Possiamo darne un'interpretazione vagamente sessista, ma esse mostrano quanto Rubens amasse Isabella. Peter Paolo Rubens vive nell'epoca del barocco. L'afflizione per la caducità delle cose si incontra con la brama di vita. Per l'uomo di questo secolo, il sentimento amoroso è un'esperienza che ha la stessa intensità dell'infelicità e del dolore. La separazione dalla persona amata viene percepita da alcuni come spaventosa quanto la morte. È ciò che succederà a Elisabetta. Per lei, dopo poche settimane dall'incoronazione, la città di Praga diventa un luogo di solitudine. Elisabetta non è felice in Boemia. Si sente distante da tutto e da tutti. Non riuscirà mai ad ambientarsi nel suo nuovo paese. Non sa la lingua del luogo, anzi, non conosce nessuna delle lingue che si parlano nel suo regno. Il clima è freddo, freddissimo. In confronto all'Inghilterra, i modi della gente di Boemia le sembrano piuttosto rozzi, provinciali, barbari, socialmente retrogradi. Tutto ciò si riflette nel suo rapporto personale con questo bizzarro paese che Elisabetta, anche da regina, non imparerà mai ad amare, e con esso la sua gente. Spesso io e il mio amato re rimaniamo divisi, separati l'un l'altra così a lungo. Solo le sue dolci lettere, che mi giungono quasi quotidianamente, mi aiutano a sopportare questi periodi d'attesa. Spero che il buon Dio ci permetta di restare uniti ancora per molto. E spero che Dio vegli sulla vostra salute. Se non per amore nei vostri confronti almeno per amor mio. Che Dio vegli sui nostri figli e su di voi. Non provo malinconia. Vorrei essere con voi. Federico, come monarca, cerca l'appoggio dei suoi sudditi in tutta la Boemia. Ma i nobili seguono i loro interessi e i sudditi non hanno più fiducia nel loro re.
Tra il 1618 e il 1619 le fortune della guerra erano alquanto instabili. A volte favorivano le truppe dell'imperatore, a volte arridevano all'esercito degli alleati dei re di Boemia. Ma la situazione iniziò a cambiare nel 1620, a scapito degli insorti boemi. Solo il padre di Elisabetta, il re d'Inghilterra, può aiutarla. La regina è disperata e si rivolge al consigliere del padre. Mio signore, vi scrivo ora poiché non dubito neanche un istante del vostro affetto. Solo voi potrete convincere Sua Maestà a mostrarsi un padre amorevole, a fare in modo che i suoi figli non vengano privati della loro eredità. Vi prego di riferire al re che il nemico sarà più sensibile ai colpi che alle parole. Quando gli ambasciatori inglesi giungono a Praga, la città è già minacciata da un esercito imperiale smisurato. La vicina Montagna Bianca sarà il luogo della battaglia. La storiografia mondiale ritiene la battaglia della Montagna Bianca il primo fatto d'armi della guerra dei Trent'anni, o almeno il primo conflitto importante. Nei fatti fu il primo scontro decisivo. Che fetore. Non possiamo riposare altrove. Sarà meglio che ti abitui. Che cosa gli è capitato? Era uno dei nostri? O un nemico? Il confine più grande non è tra alleati e nemici. Ma tra la vita e la morte. Dovremmo seppellirlo. Ci attende la battaglia, riposati. Così il tanfo si attenua. V'erano cose che sapevo. Avevamo giurato fedeltà al re di Boemia. E a sua moglie. Si diceva fosse splendida come la fata di una fiaba. E anche Altera. Il nostro nemico era l'imperatore. Sarebbe comparso sul campo di battaglia alla testa della cavalleria spagnola, della quale persino i veterani avevano paura. Avremmo attaccato? O ci saremmo difesi? Ecco, ancora una volta i cannoni di Praga. Un anno fa risuonavano tutti come un coro angelico. Ora sembrano annunciare l'apocalisse. È l'8 novembre dell'anno 1620. L'esercito boemo si è trincerato dietro a una serie di colline. Un attacco sembra ormai scontato. Poco prima della battaglia, un prete trova un'immagine profanata di Maria in una chiesa boema. Egli reca il quadro davanti alla prima linea delle truppe imperiali. L'esercito dell'imperatore è affiancato dalle milizie spagnole. La sua forza supera di 3 volte quella dei boemi, che confidano nella propria posizione strategica. Ma sembrano meno disposti a sacrificare la propria vita per il re. Dall'altra parte del campo, i cattolici ingaggiano la battaglia con grande coraggio. Narra la leggenda che è la Vergine Maria a ispirare la loro volontà di combattere. L'esercito cattolico era pagato meglio e meglio equipaggiato rispetto alle milizie boeme, le quali dopo molti mesi aspettavano ancora gran parte del salario dovuto. Forse questo ebbe serie conseguenze. Ah.
L'imperatore dà ai nostri comandanti 100.000 talleri per tenerci lontani dalla battaglia. È tradimento. Abbiamo giurato fedeltà ai boemi. Ma non ci pagano e continuano a darci ordini. Tutto per denaro. Non è per una giusta causa. E quale? La fede, dobbiamo difenderla. Ci credi davvero? La gran parte delle milizie al soldo della Boemia non combatte. Ci sono casi documentati di reggimenti che sparano un sol colpo, come richiesto dal codice militare, per poi lasciare il campo di battaglia in modo più o meno ordinato. Per la Boemia e i suoi alleati, la battaglia della Montagna Bianca è una sconfitta disastrosa. Si risolve tutto in un'ora. Durante l'attacco, l'esercito imperiale perde qualche centinaio di soldati. I boemi, invece, piangono migliaia di vittime. I sopravvissuti battono in ritirata verso Praga. È un fatto storico ben noto. Quando si consuma la battaglia, Federico si trova qui, al castello di Praga, per presenziare un banchetto in onore degli ambasciatori inglesi. Quando raggiunge il campo di battaglia, è ormai troppo tardi. Presto, presto! La battaglia è perduta. Dovete difendere Praga, la capitale! Non c'è speranza, andate, vi seguirò. Il re deve restare col suo popolo. Se l'abbandona una prima volta, il popolo non si batterà mai più al suo fianco. Non tollererò di essere contraddetto. L'ordine è ormai dato. Venite con noi, mettetevi al sicuro. Se il monarca fugge, per me questa è una ragione in più per restare. Un rilievo ligneo, custodito nella cattedrale di San Vito di Praga, raffigura la coppia reale che nel panico fugge dalla capitale dopo la sconfitta. A metà del Ponte Carlo, Federico perde i gioielli della corona boema, che diventeranno il bottino di guerra dei vincitori. I monarchi in fuga non reclameranno mai né questi simboli del potere né il trono del paese. Ci hanno sconfitto e umiliato. Ci siamo dati a una fuga che non sembra avere mai fine. In nessun luogo siamo i benvenuti. Il nostro regno è durato solo un anno. Tutti ci chiamano ormai il re e la regina di un solo inverno. La vendetta dei vincitori cattolici è implacabile. Nel 1621 a Praga, in un unico giorno, vengono decapitate in piazza decine e decine di rivoltosi. Il boia smussa e riaffila quattro spade. L'imperatore vuole punire il medico Jan Jesenius con una condanna crudele e tremenda. Prima che il carnefice dell'imperatore procedesse a decapitare pubblicamente Jan Jesenius, gli strappò la lingua dalla bocca, mentre questi, il medico e consigliere dei sovrani boemi, era ancora vivo. Lo fece con precisione meticolosa. Quello era il castigo per avere usato la lingua per parlare con grande abilità e destrezza contro la casa degli Asburgo. Dopo l'esecuzione, il corpo senza vita del medico venne squartato e smembrato. Le varie parti del cadavere vennero infilzate su delle picche collocate nei pressi delle porte della città, come monito per il popolo. In fuga, Elisabetta giunge a Laia, nei Paesi Bassi, dove alla coppia viene garantito l'esilio. Nel 1632 perde per sempre il suo amatissimo sposo. Sopravvivrà a Federico per 30 anni. Nel 1662, poco tempo prima di morire, Elisabetta riuscirà a rivedere la madrepatria, un'ultima volta. Federico del Palatinato è passato alla storia come lo sfortunato re d'inverno.
la sua avventura boema precipitò l'Europa nella guerra dei Trent'anni. Un manifesto raffigura Federico salire sulla ruota della fortuna e diventare re. Poco dopo, però, scivola e cade in mare e rischia di morire annegato. I pescatori lo riportano a riva e si rappresentano i protestanti dei Paesi Bassi. La coppia reale trova rifugio a L'Aia. Porteranno con sé anche qui il conflitto contro l'imperatore. Il paese si trova in uno stato di evidente incertezza. Nel 1621 i Paesi Bassi sono un paese diviso. Le regioni meridionali, dove si trova ad esempio Anversa, la città di Rubens, sono cattoliche. Sono sotto l'influenza spagnola tanto da essere chiamate i Paesi Bassi spagnoli. Le regioni settentrionali del paese sono calviniste e sono conosciute come la Repubblica delle Sette Province Unite. Le due zone ostili si fronteggiano e si scontrano ormai da decenni. Nello stesso mese in cui Federico ed Elisabetta giungono a L'Aia alla ricerca di un sostegno militare per riconquistare il proprio regno, a fine una tregua che era durata quasi 12 anni. Chi ha bruciato le opere d'arte è stato punito per la sua arroganza. Ma ora sono fuggiti a L'Aia e hanno portato la guerra nel nostro paese. Che cosa intendi? Le deboli fiammelle che vediamo nascere e ardere in tutta Europa potrebbero trasformarsi tra poco in un incendio indomabile. Credi che si possa ancora spegnere? Io lo spero. Eppure ne dubito. Che grande sorpresa apprendere le vostre idee, signor Rubens. Come siete entrato? Uscite su... Se fossi in voi, non rischierei. Che volete? Calmatevi. Il sigillo del re. Esatto. Devo parlare con vostro marito, in privato. Isabella, la regina spagnola, regna con il marito Alberto sulle regioni meridionali dei Paesi Bassi. Entrambi sono degli Asburgo. La gran parte dei loro ritratti sono opera di Peter Paolo Rubens. Alberto e Isabella offrirono a Rubens la posizione di pittore di corte. È inusuale che non si fosse dovuto trasferire a Bruxelles. Gli fu permesso di rimanere ad Anversa, dove gli furono concessi altri privilegi. Perché tutti questi misteri? Sono qui per offrirvi una spada. Volete che combatta? Il solo campo di battaglia che conosco sono le tele dei dipinti. Sua Maestà, Isabella di Spagna vi vuole per una missione segreta. Quando vi avrà nominato cavaliere, impugnerete la spada. Sua Maestà è preoccupata per la pace. La pace? È una parola che i regnanti amano usare quando in silenzio e in grande segretezza approntano i piani di guerra. È esattamente il contrario. Madrid e Vienna vogliono iniziare subito i negoziati di pace. Sua Maestà pronuncia la parola pace solo se si trova a porte chiuse. Non comprendo a questo proposito come io possa esservi utile. È fuori discussione. Sono un pittore, non una spia. Come pittore potete andare di corte in corte senza destare sospetti. Siete il benvenuto a Madrid, Parigi, Londra, Amsterdam.
I potenti di tutta Europa vogliono farvi dipingere i loro ritratti. È la copertura migliore che possiate immaginare per raccogliere informazioni confidenziali. Sappiamo che Rubens coltivava ambizioni sociali enormi. Essere coinvolto nella guerra e negli affari di Stato non faceva altro che accrescere la sua posizione. Con ogni probabilità fu uno dei motivi principali per cui il pittore si ritrovò a essere coinvolto nei giochi diplomatici. Nel suo diario, il mercenario Peter Hagendorf ci svela un mondo completamente diverso. Non vi si trovano resoconti di alta politica o dello svolgimento della guerra. Egli scrive narrando la sua esperienza della vita di tutti i giorni, dell'orrore della vita da soldato. Non inventa miti da campo di battaglia e non cerca di comprendere le tattiche dei generali. È turbato per le marce interminabili, per la fame, la sporcizia e anche per le alleanze e il tradimento. Il diario ci racconta ciò che era importante per questo mercenario: il cibo, il vino e le condizioni del suo reggimento. Lo apprendiamo grazie a questo volumetto. Hagendorf marcia attraverso l'Italia, la Germania, la Francia e in parte nelle regioni baltiche. Percorre a piedi col proprio reggimento circa 24.000 chilometri. Una nuova avventura porterà Peter Hagendorf oltre le Alpi. Il figlio del mugnaio aveva cominciato giovane e inesperto. Ma la guerra non ha ancora mostrato il suo vero volto. Com'era la prostituta? Chiappe divine. Aveva i denti marci, ma non mi ha voluto baciare. Christian! La mia gamba!